Buonasera a tutti, grazie per la vostra presenza in uno dei luoghi simbolo del territorio chiestanese. Siamo all'interno dei Fienili del Campiano, uno dei soggetti preferiti da Giorgio Morandi per le sue opere e da anni sede di esposizioni di diverso tipo, sempre legata all'arte. E sono particolarmente lieta questo pomeriggio di poter ospitare in questo contesto, anche se con qualche difficoltà logistica legata al fatto che comunque abbiamo il cantiere in corso all'esterno per la pavimentazione. Dicevo, sono particolarmente lieta di poter ospitare Piero Bernardi. E essere all'altezza di un nome come Morandi diventa difficile e complesso per ogni amministrazione, in particolare per quella di un piccolo comune come il nostro. Nel 1985 abbiamo scelto di legare il nostro destino a quello di un grande artista, forse uno dei più grandi artisti italiani del Novecento, come Giorgio Morandi. E noi vogliamo oggi, come amministrazione di Grissana, rendere attuale il messaggio morandiano, ospitando, come vi dicevo prima, all'interno di questo contesto meraviglioso, artisti locali che hanno la voglia di interpretare se stessi e di interpretare la loro fantasia in diverse forme. E dicevo prima, è questo per noi un modo di rendere attuale la figura di Giorgio Morandi, che non dimentichiamolo mai, prima di essere un grande artista o mentre era un grande artista, era soprattutto un grande insegnante, un grande formatore. E quindi il suo animo era aperto alla condivisione, era aperto appunto all'insegnamento, era aperto a creare delle opportunità. Ed è questo il motivo per cui siamo qui. Crediamo che sia un nostro impegno, un nostro dovere, quello di creare delle opportunità. E Piero questa opportunità se la meritava all'interno di questo contesto. Lui non lo avrebbe voluto così, nel senso che preferiva per le sue opere che ci fosse uno sfondo diverso, magari se vogliamo che avesse la possibilità di farle risaltare maggiormente. Io invece quando sono entrata gli ho detto qualcosa di diverso, gli ho detto: vedi, tu pensavi che non risaltassero a sufficienza, io invece trovo particolarmente affascinante questo accostamento tra le sue opere e questo sasso che richiama in tutti noi delle antiche riflessioni legate all'utilizzo, legate a quello che la nostra comunità ha nel tempo fatto di questi spazi. E poter interpretare in maniera così innovativa questi luoghi, secondo me è un fatto importante e affascinante. Poi lascio a voi esprimere ogni considerazione in merito. Per quanto mi riguarda, sono contenta che Piero abbia voluto onorarci con la sua presenza. Noi possiamo, nel nostro piccolo o nel nostro grande, a seconda del pensiero, essere convinti che il nostro percorso culturale è un percorso culturale che è fatto di valori, che è fatto di principi, uno dei quali forse più importante è quello della condivisione. Quindi grazie Pietro, grazie. Ecco, la parola a Piero Bernardi. Io volevo principalmente ringraziare il sindaco Graziella perché mi ha dato questa opportunità che non è da poco, in un posto storico, secondo me molto più importante anche di quello che si pensi, perché ha una storicità a livello
nel mondo artistico ancora più importante di quella che è questa dal punto di vista paesaggistico. Comunque, aperta e chiusa velocemente questa parentesi, oltre a ringraziare Graziella, voglio ringraziare la mia famiglia che mi ha aiutato all'allestimento, che vi posso assicurare che allestirla qui è stato un delirio, nel senso che sono opere che sono, per colpa mia, non del posto naturalmente, però molto pesanti in sé. E per non rovinare la struttura, perché per andarci sempre con rispetto assoluto, si è cercato di un po' di adattarle, di metterle un po' più in qua, un po' più in là. E quindi vi chiedo anche scusa se un po' l'allestimento ha qualche piccola imprecisione. Non sembrano per nulla adattate. Beh, per dire, comunque via. Quindi ringrazio la mia famiglia, mio padre soprattutto, che è stato qua la settimana, tutte le sere, a spostare dei pesi. Feci una mostra 2 anni fa a Vergato e non ho ambizioni di fare mostre dappertutto e quindi era una mia mira riuscire a venire a fare qui, pensavo fosse una cosa importante per il mio lavoro, ci sono riuscito e quindi è una cosa che mi fa molto piacere. E niente, è una mostra tematica, diciamo così, ha un titolo, i gran parte dei lavori riguardano quel titolo, niente, sono lavori un po' particolari, diciamo così, un po' astratti di primo acchito. Guardateli come meglio credete, soffermatevi con un po' di pazienza, cercate di tirarci fuori quello che voi vedete e poi basta, ecco. Così vi ringrazio tutti voi, naturalmente, che siete venuti, perché senza di voi sarebbe inutile appoggiare. Adesso possiamo aprire lo champagne. Lara c'è da aprire lo champagne, lei. Vai che adesso va. Dai. Auguri! Prego, avvicinatevi, facciamo un po' di piacere. Ce ne viene. Allora vieni qua, ragazzi. No, 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 vado.